oggi vi porto alla libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara. Sono qui perché uno dei titolari, Enrico, è un nostro carissimo amico, siamo venuti a trovarlo per farci dare anche dei consigli sulle letture per il periodo autunnale. Magari vi può arrivare qualche idea per qualcosa da leggere ora o, perché no, per iniziare a pensare ai regali di Natale. Allora, iniziamo a viaggiare, a muoverci in Toscana con un libro uscito da meno di un mese che è Redenzione di Chiara Marchelli. È ambientato a Volterra, in una calda estate toscana, all'ombra dei ruderi del manicomio. C'è un omicidio, c'è un rapimento, ma questo è molto più di un giallo, è un vero noir in salsa toscana perché va a scavare su i demoni che possono erodere l'animo di una persona. Pubblicato da NN Editore. Allora, se volete viaggiare nella Germania e siete anche dei buon gustai, la Emons, che pubblica molteplici gialli tedeschi, pubblica la serie della cuoca Caterina. Ogni giallo c'è una serie di ricette e di menù che si intuisce anche dalla copertina. In questo, che c'è la mafia turca, parla della commistione tra la cucina tedesca e quella turca che si è sviluppata negli ultimi 50 anni in Germania. Poi ci sono i crimini al pistacchio con i macaron perché lei va in Alsazia. Ce n'è uno ambientato nella Foresta Nera. Gialli, e poi se il libro vi è piaciuto e avete fame, c'è in fondo le ricette citate. Pubblicato dalla Emons Editore. Vogliamo scoprire l'Inghilterra un po' meno oleografica? Tutta la serie di Agatha Raisin pubblicata dalla Astoria. Agatha Raisin è questa ultra cinquantenne che va in pensione, decide di mollare il lavoro nella city, andare in un cottage in campagna, godersi la natura, le torte, il paesino, e finisce per indagare o per creare confusione in detto paesino. La cosa, pensate a Miss Marple, con 20 anni più giovane, con una passione per i giovani giardinieri e per un buon gin tonic. Questo vi dà idea di come Agatha Raisin sia un donnone scoppiettante e che vi mostra l'Inghilterra di campagna fuori da tutti gli stereotipi. Se vogliamo invece sempre restare al nord, però con un po' più di serietà, la casa editrice Iperborea è da più di 30 anni che pubblica l'alta narrativa del Nord Europa. Questo è l'ultimo uscito, Crepitio di Stelle, ed è il racconto di Jon Kalman Stefansson, ipotizzando che si pronunci così, che parla della sua vita e della sua infanzia in Islanda. Tutti i libri dell'Iperborea sono la lettura migliore se vi piace il Nord o se volete conoscere il Nord Europa. Viaggio nel tempo e nello spazio. Il re di Varsavia di Stefan Twardock, non so come si pronuncia, pubblicato da Sellerio, è il libro da leggere se vi piace C'era una volta in America, Peaky Blinders e Boardwalk Empire. La mafia ebraica nella Varsavia del 1937, scazzottate, bordelli, cocaina, inseguimenti, risse di strada e la maleducazione di questo giovane orfano per cause di forza maggiore ebreo, di 17 anni, che 50 anni dopo, ormai nello Stato di Israele, ricorda cos'è stato questo anno che da figlio di un devoto ebreo osservante, quelli con i riccioli, diciamo, diventa un giovane gangster. Enrico, io ti ringrazio per questa bellissima carrellata e per questi viaggi che ci hai fatto fare. Come trovarti? Dove trovarti? È possibile acquistare anche online? Raccontaci, dacci tutti i dettagli. Allora, intanto, grazie a te, grazie a voi, ringraziamo anche il regista che siete venuti a trovarci.
Noi siamo a Marina di Carrara in via Cavallotti, siamo su Instagram, su Facebook e su YouTube, quindi in qualche maniera riuscite a trovare l'indirizzo, via Cavallotti 30. Se siete un po' più lontani e non potete venire qua o no, io non vi posso portare i libri a casa, siamo affiliati a Book Dealer, che è il servizio che porta i libri delle librerie indipendenti a casa vostra. Nelle schede e nell'info box vi metterò tutti i dettagli in maniera tale che possiate rintracciare la libreria di Enrico e della socia Caterina, e così da fare acquisti in questo splendido mondo di libri e di viaggi. A presto, ciao!